Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi chiamo Natalia e a giugno 2022 sono partita dall'Italia per fare il giro del mondo in solitaria. Oggi parliamo di conoscenza delle lingue straniere. Sappiamo tutti che non è strettamente necessario conoscere una seconda lingua per viaggiare, assolutamente no, però può aprire molte porte. Dunque, siamo onesti, io ho sempre odiato studiare le lingue. Al liceo facevo schifo, facevo veramente pena. La mia prof di inglese, poverina, l'ho fatta diventare pazza, non studiavo nulla, non capivo una mazza, niente, zero. Ho studiato inglese, diciamo, per credo 8 anni più o meno a scuola, ma nonostante questo, fino ai 27 anni avevo una vergogna pazzesca a parlarlo. Quando i turisti mi chiedevano in qualche informazione, io cambiavo strada, cioè mi vergognavo tantissimo anche solo a dire ciao, o anche solo onestamente a dire non parlo inglese, quindi veramente un disastro clamoroso. When I was 27, already 11 years ago, I went to live in France for 1 year with the EVS program. I think it was EVS, yes. European Voluntary Service, yes. Not sure is the same name right now, but anyway, with the French Association in Tours. At the end, I stayed there like 2 years, I think. It's kind of crazy, but it's in France that I learned English actually. Because you know, I used to work and live with like people from all over Europe, and none of them speak Italian, you know, and I was kind of forced to throw myself in and like without any shame. I've been living abroad for 11 years now, and English has become kind of my everyday language, even if you see that it's clearly not perfect, and my Italian accent is super strong, but who cares? Also, remember that English speakers usually speak only one language. So, you as Italian will be always one step ahead, you know? Just joking. En France, j'ai clairement aussi appris le français. J'ai étudié le français à l'école pendant 8 ans aussi, je pense, oui. En arrivant à Tours, j'étais sûre de le connaître super bien. Et, mais bon, c'était pas comme ça. Je ne comprenais rien. Rien du tout. Bon, même si à Tours, on parle un français plutôt neutre, mais moi, je travaillais tout le temps avec des familles d'Algérie, du Maroc, de France, mais des différentes régions de France où l'accent est très fort. Et parfois, c'est vraiment difficile de comprendre comme la Normandie, par exemple. Au début, c'était vraiment difficile, mais bon, en 2 3 semaines, j'ai commencé à comprendre. J'aime beaucoup parler français et surtout, cela me vient beaucoup plus naturel que l'anglais, en fait. C'est drôle parce que au départ, je parlais plutôt l'argot, la langue de la rue, des gens, et c'était amusant. Cela fait environ 10 ans. Mais quand je peux, j'essaie de le pratiquer toujours. Et plusieurs fois, je me retrouve en fait à penser en français, même si j'habite dans des pays différents. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. A minha relação com português é bastante difícil. Morei em Portugal, em Lisboa, durante 1 ano e meio. Mas apesar disso, eu comecei a falar um pouco de português, nos últimos meses. Isto porque, ao contrário que eu pensei, o português do Portugal é uma língua bastante dura e pessoalmente não gosto muito. Mas nos últimos meses, conheci alguns brasileiros e percebi que eu gosto muito do português brasileiro, que é bem diferente, mais doce, musical. O problema para mim é que continuo confundindo o poco de espanhol que sei com o português. Definitivamente tenho que melhorar. Quando estive em Melbourne, em Austrália, durante esta volta do mundo,
Tenía muchos amigos colombianos, chilenos, argentinos, y gracias a ellos que comencé a hablar y entender un poquito de español. Me encanta mucho. Ahora estoy viajando por diferentes estados de Sudamérica. Ahora mismo yo estoy en Perú y hablo con gente del mercado, en la parada del autobús, en hostales. Estoy gustando mucha comida peruana. Me gusta muchísimo el ceviche, palta, chicharrones de marisco, de pescado también. Estoy intentando migliorar mi español día a día. Chiaramente, ragazzi, questo è stato un video ironico, un po' provocatorio. Chiaramente ho fatto milioni di errori anche in italiano, ma chi se ne frega. Ho passato anni a privarmi di esperienze solo perché mi vergognavo ad esprimermi in una lingua che era diversa dalla mia. Ora invece ho esplorato quasi 70 paesi, ho vissuto in 10 di questi e mi sono sempre arrangiata abbastanza egregiamente. Anche solo provare a parlare la lingua del luogo apre moltissime porte. L'importante è riuscire a comunicare, essere curiosi ed incontrare persone e culture diverse. Io personalmente preferisco mille volte sapere magari più lingue, pochissimo, anche solo un poco, facendo milioni di errori. Mi faccio una risata e fa niente. Piuttosto che rimanere chiusa nel mio bozzolo con la paura di confrontarmi con gli altri. Questo chiaramente, raga, si parla di cultura generale. Ovviamente se uno fa il traduttore di lavoro o comunque lavora parlando una seconda lingua, chiaramente deve avere un livello diverso. Io parlo di viaggiare, di conoscere culture diverse. E so perfettamente in prima persona, come vi dicevo, che non è assolutamente facile, anzi, però come sempre, no? È come partire per un lungo viaggio, la cosa più difficile è fare il primo passo, lo stesso per una seconda lingua. Però poi, soprattutto tra viaggiatori, si capisce che siamo tutti sulla stessa barca, no? E quindi la vergogna, l'imbarazzo sparisce. E poi diciamoci la verità, l'accento italiano in qualsiasi lingua piace di brutto, raga. Voi cosa ne pensate? Preferite conoscere alla perfezione una lingua? Pensate che l'importante è farsi capire? Avete avuto problemi in questo senso? Vi vergognate? Fatemelo sapere qua sotto e anche come avete risolto nel caso. Mi raccomando, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi anche su Instagram e TikTok. Vi mando un abbraccione dal Perù e ora me ne vado al mercato. Al prossimo video, ciao!